Se anche tu sei un professionista dell'informatica oppure uno studente, ti stra-raccomando di studiare Symfony. Si tratta di un framework PHP estremamente maturo che può essere utilizzato per realizzare web application oppure anche per creare gli endpoint di supporto alle app per Android o iOS. Symfony è un framework estremamente potente e sicuro per il quale c'è anche moltissima richiesta dal punto di vista lavorativo, quindi se stai cercando lavoro può essere una buona idea. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo proprio come cominciare con Symfony ed in particolare vedremo come installare tutto il necessario sul tuo tradizionale PC con Windows 10. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Installare Symfony è una procedura un po' elaborata perché si tratta di installare uno dopo l'altro una serie di componenti. Dovremo innanzitutto installare PHP per Windows, il quale richiede le librerie Microsoft Visual C++. Subito dopo dovremo installare un client Git per poi proseguire con Composer, un gestore di pacchetti e di dipendenze che è un requisito per Symfony. Arrivati a questo punto possiamo installare Symfony vero e proprio, ma probabilmente non avremo ancora finito perché ci servirà un buon ambiente di sviluppo in integrato e infine probabilmente vorremmo installare almeno MySQL per interagire con un database. Niente paura, sembra un po' complicato, ma nel corso dei prossimi minuti vedremo insieme come svolgere tutte le operazioni passo per passo. Cominciamo proprio davanti al nostro PC. Questo è una macchina virtuale che io ho preparato appositamente per l'occasione, non c'è installato null'altro se non Google Chrome, per il resto è un computer completamente pulito. Iniziamo proprio prendendo Google Chrome e visitando questo indirizzo turbolab.it/1353. Arriveremo alla guida per installare PHP su Windows. In particolare da questa pagina vogliamo seguire questo link, uno di questi due link, Microsoft Visual C++ in versione 64 bit oppure in versione 32 bit, a seconda di quale compilazione di Windows stai usando. Quindi chiaramente se stai usando Windows 64 bit scarica il pacchetto 64 bit, se stai ancora usando il vecchio Windows 32 bit scarica quello a 32 bit. A download completato lanciamo l'installazione, eccolo qua, accettiamo le condizioni e proseguiamo con l'installazione. Accettiamo e abbiamo finito, fortunatamente non è stato necessario riavviare. Proseguiamo cliccando il link PHP per Windows che ci porta alla pagina di download ufficiale. Purtroppo a questa pagina ci sono sempre un milione di versioni e file che possiamo scaricare. Quello che ci interessa è una delle versioni che si chiamano Thread Safe, in particolare perché probabilmente andremo a sviluppare con PHP legato ad Apache e per utilizzare Apache su Windows ci serve appunto una versione di PHP compilata come Thread Safe. Di nuovo abbiamo varie versioni del pacchetto, di nuovo abbiamo la x64 per i sistemi operativi 64 bit e quella x86 per versioni 32 bit. Quindi ti riassumo, ti ricordo, x64 Thread Safe, che è quella che scarichiamo in questo momento per Windows a 64 bit, e x86 Thread Safe, che è per quei sistemi operativi a 32 bit. Ok, ci siamo, completata il download di PHP, entriamo nella cartella dei download, eccola qua, cancelliamo questo che non ci serve più, rimane la cartella di PHP, diciamo estrai tutto, eccolo qua, io per il momento lo estraggo nella cartella dei download stessa, ci serve una cartella temporanea a piacere, ed eccola qua la nostra cartella con tutti i file di PHP. Prima cosa da fare, la rinominiamo immediatamente in PHP, dopodiché la prendiamo, CTRL X, la tagliamo perché andiamo a spostarla all'interno della nostra cartella programmi. Eccola qua, CTRL V, spostiamo e continua, spostiamo la cartella di PHP all'interno della cartella programmi. Bene, a questo punto entriamo nella cartella PHP, dovremo trovare due file. Eccolo qua, PHP ini development e PHP.ini production. Quello che ci interessa è appunto il development. Dobbiamo rinominare per eliminare il meno development e conservare solo PHP.ini. Confermiamo la modifica dell'estensione, eccola qua, e facciamo doppio clic per aprire il nostro file PHP.ini. Bene, all'interno del nostro file php.ini vogliamo fare trova, eccolo qua, e cercare questa stringa extension trattino basso dir uguale a ext. Eccola qua, l'abbiamo trovata subito, perché vogliamo eliminare il carattere punto e virgola che ci sta prima. Questo perché così possiamo abilitare la cartella delle estensioni.
Subito dopo aver fatto questa operazione cerchiamo quest'altra stringa. Eccola qua, modifica, trova. L'altra stringa è extension curl. Eccola qua. A questo punto qui abbiamo una serie di estensioni che vogliamo abilitare, non sono tutte immediatamente necessarie, però io vi raccomando di attivare quelle che vi sto per illustrare, perché ci serviranno probabilmente nella stragrande maggior parte dei programmi e dei progetti web che andremo a scrivere. Arrivati a questo punto facciamo file, salva e possiamo concludere e chiudere il nostro file di php.ini. Bene, non abbiamo ancora concluso, facciamo così, clicchiamo qua sopra nella nostra barra perché vogliamo copiare l'indirizzo nel quale risiede la cartella di PHP, perché dobbiamo aggiungerlo alle variabili di sistema, in particolare alla variabile di sistema path, in modo che sia successivamente possibile lanciare il comando PHP senza specificare tutto il suo percorso. A questo punto da qua nella ricerca di Windows cerchiamo path. Come ho fatto? In questo modo dovremo trovare la modifica alle variabili di ambiente relative al sistema. Ci si aprirà questa sezione di Windows dalla quale vogliamo cliccare variabili di ambiente. Da questa schermata quello che ci interessa è cliccare path nella variabile di sistema, quindi nella parte bassa della quale è divisa questa finestra, clicchiamo modifica, portiamoci qua sotto e incolliamo semplicemente il nostro percorso a PHP, quindi C, Programs, File e PHP. Confermiamo e abbiamo finito. A questo punto l'installazione di PHP è completata, quindi mettiamoci qui nella barra di Windows e cerchiamo cmd per avviare il prompt dei comandi. Questo perché dobbiamo provare che effettivamente l'installazione di PHP sia stata completata e che il percorso alla cartella sia stato correttamente inserito fra le variabili di sistema. Per farlo scriviamo semplicemente php-v. Ed ecco qua, ci deve apparire questa scritta, questa dicitura PHP, numero della versione, e se così succede significa che abbiamo completato l'installazione di PHP. Se invece otteniamo qualcosa di questo tipo, ovvero non è riconosciuto come comando interno o esterno, significa che l'installazione non è andata a buon punto. Fermatevi qui, riguardatevi il video e svolgete di nuovo i passaggi che abbiamo illustrato uno alla volta. Bene, a questo punto dobbiamo installare un client Git. Personalmente mi piace e vi consiglio caldamente di installare Source3. È un client Git con una bellissima interfaccia grafica che ci sarà utile anche in seguito quando poi eventualmente andremo a lavorare con Git. Appunto, da questa pagina clicchiamo semplicemente Download for Windows, accettiamo le condizioni d'uso e potremo scaricare il file. Bene, ecco qua, terminato il download di Source3, apriamo il file e avviamo l'installazione. Siamo chiamati a registrare un account gratuito a Bitbucket. Ecco qua, ho completato il login, procediamo, spuntiamo solo Git perché è quello che voglio utilizzare e procediamo. Bene, eccolo qua, al primo avvio su Stree ci chiede se vogliamo caricare una chiave SSH, al momento per i nostri scopi non ci interessa, quindi gli dico di no ed ecco di qua che ci troviamo davanti alla nostra interfaccia principale di Source3. Possiamo comunque chiudere immediatamente il programma perché noi non vogliamo lavorare con l'interfaccia grafica. Source3 l'abbiamo installato perché probabilmente Git ci servirà in seguito se stiamo lavorando, però l'abbiamo installato principalmente perché veicola il client Git di Source3 da linea di comando, che è quello che ci serve veramente per utilizzare Symfony e per gli scopi correnti. Dobbiamo solamente aggiungerlo alla variabile di sistema path, quindi cerchiamo path qui sotto nella barra di Windows, clicchiamo qua modifica le variabili di sistema relative all'ambiente. Proseguiamo cliccando variabili d'ambiente qui nella finestra di Windows, portiamoci poi sotto path, clicchiamo modifica e semplicemente clicchiamo nuovo ed incolliamo questo percorso. Nell'articolo che vi ho indicato comunque trovate il percorso testuale che potete copia e incollare per maggiore facilità. Ok? Confermiamo, chiudiamo tutto quanto e dovremmo aver finito anche l'installazione Git. Per essere sicuri non dobbiamo fare altro che cercare cmd qui nella barra di ricerca di Windows, abbiamo il prompt dei comandi e scriviamo da linea di comando git -- version. Eccolo qua,
Se ci risponde git e poi il numero di versione, il comando è stato installato correttamente. Se invece ci risponde qualcosa come non è riconosciuto come un comando interno o esterno, significa che git non è stato installato correttamente. Vi invito a riguardare la procedura e risvolgere la procedura che abbiamo appena visto. Bene, a questo punto vogliamo procedere con l'installazione di Composer, che è il gestore di pacchetti PHP. Procediamo quindi su questo articolo turbolab.it/2563. Qua sopra, cliccando appunto Composer, dovremo raggiungere rapidamente la pagina di download di Composer. Come vedete qua sopra c'è un composer-setup.exe che svolge un'installazione automatica. Io però, ragazzi, non ve lo consiglio per il semplice motivo che il file composer-setup.exe che troviamo qua sopra va a installare Composer in un percorso un po' del cavolo, C-program data, qualcosa del genere. Non viene installato dove io voglio che venga installato, cioè all'interno di C-programs file Composer. Per svolgere l'operazione, appunto andare a installare Composer nel modo migliore, vogliamo invece installarlo manualmente. Quindi da questa pagina limitiamoci a copiare tutto questo codice per l'installazione manuale. Quindi copiamo la pagina, dopodiché torniamo nella barra di ricerca di Windows, clicchiamo CMD e questa volta clicchiamo però esegui come amministratore. Vogliamo eseguire il prompt dei comandi come amministratore. A questo punto digitiamo cd percentuale program files e di nuovo percentuale per entrare nella cartella dei programmi. Scriviamo mkdir composer, eccolo qua, per creare la cartella. Quindi cd composer, entriamo nella cartella che abbiamo appena creato. Non dobbiamo fare altro che cliccare con il pulsante destro qui nel nostro terminale, incolleremo così tutte le istruzioni per l'installazione manuale di Composer che abbiamo appena copiato dal sito ufficiale, confermiamo con un ultimo invio e se a questo punto facciamo dir, qui dentro ci ritroveremo appunto con il nostro composer.far, che è il file che contiene appunto Composer. In realtà non siamo ancora pronti ad usare Composer perché vogliamo far sì che possa essere richiamato e lanciato senza dover digitare tutto il suo percorso. Allo scopo, incollate questo comando che trovate nell'articolo, ve lo lascio anche qua sotto, appunto curl-o-composer.bat/turbolab.it scarica 320. Questo scaricherà all'interno della cartella di Composer, eccolo qua, se noi scriviamo dir, un file che si chiama composer.bat che contiene appunto tutto quello che ci serve per poi andare a lanciare il comando Composer senza difficoltà. Procediamo quindi copiando tutto questo percorso, quindi l'ho selezionato, cliccato sotto con il destro perché vogliamo andare qui nel campo di ricerca di Windows, scrivere pat per avere appunto la modifica relativa al sistema e alla variabile d'ambiente, cliccare poi variabile d'ambiente qua sotto, tornare su pat, fare modifica, nuovo e incollare appunto il percorso nel quale abbiamo appena installato il nostro Composer. Confermiamo ripetutamente, chiudiamo a questo punto l'istanza del prompt dei comandi che avevamo lanciato perché vogliamo ricordarci di lanciare un nuovo prompt dei comandi. Quindi di nuovo clicco CMD, questo per far sì che io possa fare composer-version. Qua, se tutto è andato a buon fine, dovremmo ricevere appunto il messaggio con il numero di versione di Composer che abbiamo installato. Se invece per qualsiasi motivo otteniamo appunto il messaggio che non è stato riconosciuto come un comando valido, significa che l'installazione di Composer non è andata a buon fine, riguardate tutta la procedura che abbiamo appena svolto. Bene ragazzi, abbiamo ormai installato tutti i prerequisiti per arrivare ad installare Symfony. Per esserne super sicuri, prima di proseguire clicchiamo qui nella ricerca di Windows, lanciamo un nuovo istanza di terminale e facciamo una prova velocissima. Digitiamo php-version, dovremo ricevere in risposta il numero di versione di PHP. Molto bene, git-version, a questo punto, eccolo qua, dovremo ricevere il numero di versione di git e infine composer-version, eccolo qua, e dovremo ricevere il numero di versione di Composer. Se siamo arrivati a questo punto, siamo pronti, abbiamo tutti i prerequisiti, possiamo installare Symfony. Apriamo dunque il nostro browser web, portiamoci su turbolab.it/2561 e seguiamo il link che vi ho lasciato qua sopra, Symfony per Windows. Eccolo
qua. Così facendo viene scaricata l'installazione dell'ultima versione di Symfony, che ci permette appunto di rendere disponibile il comando automaticamente sul nostro sistema. Quindi accettiamo l'installazione, eccola qua, proseguiamo. Si tratta semplicemente di cliccare rapidamente su avanti. Come vedete c'è anche questa spunta, mi raccomando controllate sempre che sia abilitata, proprio perché ci permette di aggiungere automaticamente il percorso al nostro path, quindi rendere disponibile il comando Symfony dappertutto. Completiamo, eccoci qua, ed ecco che viene installato automaticamente l'ultima versione di Symfony. Bene, arrivati al termine, l'installazione di Symfony è completata. Lanciamo ancora di nuovo il nostro prompt di comandi. Mi raccomando ragazzi, in nuova istanza non riutilizziamo un prompt precedente, perché altrimenti non troveremo il comando. Se tutto è andato a buon fine, scriviamo Symfony meno V maiuscola, eccola qua. Se tutto è andato a buon fine, otteniamo in risposta alla versione di Symfony che è stata installata. Ok ragazzi, una cosa importante da ricordare: come vedete qua ci viene detto che Symfony CLI in versione 4.12, in realtà quello che utilizzeremo è Symfony 5. Questo è perché la versione di Symfony CLI, quindi lo strumento da linea di comando, utilizza un proprio versionamento che è diverso da quello del pacchetto Symfony completo. Quindi per farla facile è normale che ci sia scritto Symfony 4. qualcosa, anche se poi installeremo Symfony 5. Arrivati a questo punto, creiamo il nostro progetto Symfony. Quindi io entro sul desktop solo per semplicità. Quindi per creare il nostro progetto io scrivo semplicemente Symfony new, nome del mio progetto che chiameremo prova, spazio meno meno full. Eccolo qua. Batto invio ed ecco che tutti gli strumenti si mettono in moto, Symfony ci mette in moto per creare il nostro nuovo progetto, che ci ritroveremo in una cartella, in questo caso sul nostro desktop. Bene, quando vediamo questo messaggio verde significa che il progetto è pronto, e infatti eccola qua la nostra cartella che contiene tutta la struttura di file di Symfony. Per vederlo in esecuzione entriamoci, quindi cd nome del progetto, in questo caso si chiama prova, e una volta qui dentro possiamo digitare Symfony server start per avviare il web server integrato in Symfony. Ed eccoci qua, quando vediamo appunto questa dicitura con questo indirizzo http://127.0.0.1 2.8000 significa che siamo pronti a visualizzare il nostro sito. Apriamo il browser web, incolliamo questo indirizzo ed ecco che ci compare la pagina di cortesia di Symfony. Questo significa che il progetto è stato creato e tutto sta funzionando correttamente. Se siamo arrivati fino a qui, abbiamo creato il progetto, tutto sta funzionando correttamente, siamo pronti effettivamente ad entrare nella nostra cartella di Symfony ed iniziare gli sviluppi. Uno dei primissimi componenti che ci serve in pressoché qualsiasi progetto web è un database. Quindi proseguiamo con l'installazione di MySQL, portiamoci questo indirizzo turbolab.it/1359 e qui in alto troveremo il link per scaricare MySQL per Windows. Da questa pagina proseguiamo scaricando l'installazione, il primo download, quello da circa 18 mega, diciamo che non vogliamo registrare grazie, e partirà automaticamente il download. Lanciamo l'installazione che abbiamo appena scaricato. Ci ritroviamo così davanti all'installazione guidata di MySQL, diciamogli che vogliamo svolgere un'installazione personalizzata. A questo punto tutta questa roba sicuramente non ci interessa, per sviluppare ci serve MySQL Server, l'ultima versione, lo seleziono e lo aggiungo alla mia lista dei componenti. Poi sicuramente ci servirà anche delle applicazioni MySQL Workbench, quindi di nuovo l'ultima versione, e infine qua sotto da MySQL Shell lo selezioniamo, vogliamo MySQL Shell l'ultima versione. Quindi fondamentalmente questi tre componenti. Se lo desideriamo possiamo entrare qui anche nella prima selezione MySQL Server e togliere le spunte da tutti questi componenti che probabilmente non ci interessano. Procediamo cliccando Next, eccolo qua, ci viene fatta la lista di quello che verrà installato. Confermiamo con Execute per proseguire. Bene, l'installazione di MySQL è completata, procediamo, eccolo qua, e arriviamo alla prima configurazione. Sicuramente vogliamo installare e configurare un database MySQL standalone, non ci interessa il cluster. Selezioniamo che è una macchina appunto da sviluppatore, come porta vogliamo attivare la TCP/IP 3306 e aprire il firewall di Windows. Proseguiamo, eccolo qua,
Questo passaggio, ragazzi, è molto importante. Ci sono due metodi di autenticazione su MySQL, il più nuovo e più moderno è però ancora sviluppato da pochissimi linguaggi di programmazione, in particolare PHP 7.4, che è l'ultimissima versione al momento in cui registro questo video. Non supporta ancora MySQL nella nuova modalità di autenticazione e così anche molti client e strumenti esterni. Vi raccomando quindi di spuntare la modalità di autenticazione legacy, che è estremamente più compatibile. Digitiamo ora una password di root, per il momento vediamo se mi prende semplicemente root, ok, me l'ha presa. Proseguiamo poi ad aggiungere un utente che utilizzeremo per connetterci al database. Quindi come username metto TurboLab, eccolo qua, e come password metto TurboLab, di nuovo TurboLab, eccolo qua. A questo punto possiamo proseguire, ecco qua viene collegato il nostro account e proseguiamo. Per quanto riguarda il nome del servizio di MySQL, io preferisco mettere solo MySQL, togliendo il numero di versione. Va bene che parta come account standard e va bene anche che parta automaticamente all'avvio. Proseguiamo e possiamo completare la configurazione del nostro server. Bene, completiamo l'installazione e avviamo, lasciamo spuntate le due caselle. Eccola qua, questa è la shell testuale, possiamo chiuderla e ci partirà automaticamente il nostro MySQL Workbench. Abbiamo già configurato un'istanza per connetterci, in questo caso utilizziamo l'account root e la password root che abbiamo appena scelto. Eccolo qua, a meno di problemi di esecuzione o di connessione ci ritroveremo davanti al nostro gestore del database. Se arriviamo fino a qua è tutto pronto. A questo punto possiamo tornare al nostro progetto Symfony, eccola qua. Infatti la situazione attuale è che abbiamo Symfony in esecuzione, stiamo visualizzando il nostro controller, quindi la nostra pagina di cortesia di Symfony, e abbiamo anche il database pronto ad accettare delle connessioni. Bene, per configurare la connessione da Symfony verso MySQL entriamo nella nostra cartella, quindi copiamo di nuovo il percorso, apriamo per il momento il semplicissimo blocco note, eccola qua, e facciamo file salva con nome, salviamo qui dentro alla cartella del progetto, quindi io l'ho messo sul desktop, un file che si deve chiamare esattamente .env.local, ok? Salva, eccolo qua, è salvato il nostro file .env.local. Attenzione ragazzi che non si chiami .env.local.txt perché altrimenti non funzionerà. A questo punto dentro questo file vogliamo copiare questa stringa, quindi database url uguale mysql e bla bla bla. Questo è un template perché al posto di db user vogliamo inserire il nostro nome utente mysql, ovvero l'account mysql che abbiamo creato per la connessione dell'applicazione. Noi poco fa abbiamo scelto TurboLab come nome utente, quindi lo scrivo qui. Poi ci sono i due punti e dobbiamo scrivere anche la relativa password, che di nuovo è TurboLab. Ok, per quanto riguarda il nome del database, per il momento non c'è nessun database ancora creato, possiamo decidere che chiameremo il nostro database sempre TurboLab come nome del database quando effettivamente lo andremo a creare. Lasciamo tutti gli altri parametri invariati, chiudiamo e abbiamo finito. Ora ragazzi, apriamo una nuova istanza del prompt di comandi, torniamo all'interno del nostro progetto che in questo caso sta sul desktop, eccolo qua, prova, l'avevo chiamato prova, eccolo qui, e possiamo effettivamente impartire i comandi per la creazione del database. Il comando nello specifico è questo: symfony console doctrine 2. database 2. create. Lanciamo il nostro comando e a meno di problemi di accesso, problemi di connessione, la nostra applicazione Symfony dovrebbe creare il database che poi utilizzeremo per appunto inserire tabelle con i dati che ci interessano. Ecco qua, se ritroviamo questo, se riceviamo questo messaggio verde significa che il database è stato creato. Torniamo a MySQL Workbench, a questo punto qua dentro a schemas facciamo un refresh cliccando sul pulsantino ed ecco che vediamo che è stato creato il nostro database che si chiama TurboLab senza alcuna tabella ancora al suo interno. Bene, creiamo le nostre tabelle di nuovo utilizzando Symfony. Quindi da qui dalla nostra applicazione vogliamo impartire questo comando Symfony console make entity. Quando battiamo invio parte appunto una procedura guidata che ci permette di creare la tabella.
Diciamo che innanzitutto possiamo sempre creare una tabella che si chiama prova, che appunto conterrà un nome, che campi vogliamo inserire. Il primo potrebbe essere sicuramente nome, tanto per fare una prova. Ci sta bene che sia di tipo stringa, ci sta bene che sia una lunghezza massima di 255 caratteri e non vogliamo che possa essere settato a null. Quindi confermiamo ed ecco che Symfony si prepara a creare una tabella che si chiama appunto prova, che contiene un campo di tipo stringa che si chiama nome in questo caso. Possiamo aggiungere un altro campo se lo vogliamo, ad esempio chiamiamolo cognome ed è sempre di tipo stringa, di lunghezza massima 255 e che non può essere impostato a null nel database. Quando abbiamo finito battiamo di nuovo invio ed ecco che ci conferma Symfony che è stata ultimata la preparazione alla creazione della tabella. A questo punto Symfony ha creato la entity, che si tratta semplicemente di un oggetto PHP che permetterà appunto di connettersi alla tabella, ma la tabella non è ancora stata creata. Per prepararci a crearla lanciamo appunto questo comando Symfony console make migration. Symfony appunto ha controllato tutto il proprio codice, ha rilevato la nuova classe che abbiamo appena creato e ha creato appunto questa migrazione, cioè questo file che automaticamente ci permette di creare la tabella nel database. Il file è stato creato, per eseguirlo lanciamo quest'altro comando Symfony console doctrine migration migrate. Ci viene chiesta conferma per l'esecuzione, diciamogli ed ecco che la tabella è stata effettivamente concretamente creata. Per sincerarsene torniamo al nostro MySQL Workbench, torniamo al nostro database Turbolab che vediamo qua, aggiorniamo ed ecco che sono state create due tabelle. In particolare abbiamo la nostra tabella prova e vediamo che è appunto la tabella che abbiamo definito poco fa con il nostro nome e cognome. Ora, interagire da Symfony con questa tabella va oltre gli scopi di questa guida, che è semplicemente dell'installazione di Symfony, però se siamo arrivati fino a qua significa che anche la connessione verso il database è funzionante e operativa e siamo a un ottimo punto per la configurazione complessiva del nostro ambiente di lavoro. Sebbene non sia indispensabile, personalmente vi raccomando di andare anche sul Microsoft Store e cercare Windows Terminal. Si tratta della nuova generazione del terminale di Windows che va a sostituire il nostro CMD tradizionale e che ha tra una serie di caratteristiche molto interessanti, la più importante delle quali è probabilmente la possibilità di avere una serie di tab all'interno della stessa finestra. Ci sono poi però anche altre rifiniture, tra le quali un font molto gradevole, il supporto ai caratteri UTF-8 e alle emoji e una serie di vantaggi. Personalmente tendo ad aggiungere i Windows Terminal qua sotto nella barra per lanciarlo più rapidamente, però ripeto, non è necessario, è semplicemente una cosina in più. Ora, cosa ci manca per essere veramente operativi, iniziare a programmare seriamente in Symfony? Ci manca un ambiente di sviluppo integrato. Ora ci sono varie alternative, la più quotata, quella che ormai è un po' lo standard fra gli sviluppatori PHP, è sicuramente PHP Storm. È un ottimo strumento, è quello che personalmente utilizzo io perché la licenza mi è stata fornita dall'azienda per la quale lavoro, però è abbastanza costoso perché costa circa 89 euro e questo include un solo anno di aggiornamento. Se cerchi un'alternativa gratuita, dai un'occhiata a Visual Studio Code. Si tratta di uno strumento sviluppato da Microsoft, completamente gratuito, che è sicuramente meno accessoriato di PHP Storm, ma include comunque tutte le funzionalità di base che ti permetteranno sicuramente di lavorare e di studiare con Symfony con un buonissimo livello di efficacia. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Fammi sapere che cosa ne pensi di questo video, se ti è piaciuto, se sei riuscito a seguire la procedura, se ti sei bloccato e soprattutto fammi sapere se vuoi che pubblichi altri video relativi a Symfony in futuro. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, la programmazione, Windows, Android, Linux, Bitcoin e criptovalute, non dimenticare di cliccare sul grande pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!